Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un serial che non credo sia così tanto conosciuto, anche se è apparso in due puntate di Mindhunter, una serie TV Netflix che vi consiglio caldamente di guardare. Nel video di oggi voglio parlarvi di un serial particolare, un serial che ha un particolare fascismo per le scarpe da donna. L'uomo ha avuto molto risalto mediatico, in quanto ha in parte ispirato la figura di Buffalo Bill nel Silenzio degli Innocenti. Inoltre, Anne Rule gli ha dedicato un libro intero. Tutte le sue vittime sono giovani donne. Le uccide, infierisce sui loro corpi e poi getta i loro cadaveri in un fiume. Ma, come al solito, andiamo con ordine. Jerome Henry Brudos, detto anche Harry, nasce a Webster, nel Dakota del Sud, il 31 gennaio del 1939, da Eileen Brudos ed Henry Brudos. Jerome è il più piccolo di due figli e il maggiore si chiama Larry. Quando mancano ancora due lunghi anni alla fine della depressione, le famiglie del Dakota rurale faticano a tirare avanti. In cerca dunque di un futuro più florido, Henry, il padre di Jerome, porta la famiglia in Oregon, dove spera di trovare lavoro in una stalla con vitto alloggio. I Brudos si stabiliscono a Willamette Valley, una valle lunga circa 240 km in Oregon, nella regione nord-occidentale del Pacifico negli Stati Uniti. Il fiume Willamette scorre per tutta la lunghezza della valle ed è circondata di montagne su tre lati: la catena delle cascate a est, la costiera dell'Oregon a ovest e i monti Kalapoya a sud. Per un bambino crescere in un ambiente del genere è davvero incredibile. La valle di Willamette è bellissima e la famiglia si stabilisce a Corvallis. Però l'infanzia di Jerome è tutto fuorché facile. Innanzitutto Jerome non riesce a crescere in una famiglia stabile, in quanto proprio per la mancanza di lavoro la famiglia si sposta di frequente. Il figlio si ritrova quindi continuamente a cambiare zona, amici, scuola. Il padre di Jerome, Henry, fa due lavori e gli resta poco tempo per stare con la sua famiglia a casa. Così il ragazzo spesso si ritrova a casa con Eileen, sua madre. Una donna fredda, bigotta, molto emotiva. Non riesce proprio a nascondere il suo amore infinito verso il figlio maggiore, Larry, né il suo profondo risentimento per il suo figlio più piccolo, Jerome. Ma perché Eileen si comporta così con Jerome? Ebbene, perché la donna voleva una femminuccia e invece gli è nato un maschietto. Oggi sentiamo continuamente genitori che dicono: oh, volevo un figlio maschio, ma è capitato una femmina, o viceversa. E va bene così, non è che portano rancore se il sesso del bambino non corrisponde a quello che desideravano. Ora immaginate una madre che guarda suo figlio e fin dall'inizio gli dice che è inadeguato, è sbagliato, perché lei voleva una femminuccia, invece, ahimè, è nato lui. Il modo in cui un bambino o un ragazzino vive il suo primo rapporto con una donna è davvero molto molto importante, e non intendo rapporti romantici. Ovviamente il primo rapporto con una donna per ogni ragazzino avviene quasi sempre con la madre. Ebbene, dovete sapere che se va già a compromettersi questo primo rapporto, è molto probabile che il bambino ne risentirà anche in età adulta. Se il ragazzo non solo si sente trascurato, ma la madre manifesta apertamente un forte risentimento nei suoi confronti per il solo fatto di essere nato, in lui può scatenarsi in futuro una reazione violenta. Eileen sgrida Jerome di continuo per ogni singola cavolata, per cose futili, senza senso. A 5 anni, Jerome trova in una discarica vicino a casa sua un paio di scarpe con il tacco. Quelle scarpe da donna lo colpiscono immediatamente, lo colpiscono così tanto che decide di portarle a casa. Jerome è così tanto colpito da quelle scarpe che appena rientra in casa comincia a giocarci. Le porta in camera sua, le indossa, comincia a camminare, si diverte. Inizialmente si limita a stare solo in camera sua. Poi apre la porta e inizia a girare anche per la casa felice e contento. Sta facendo qualcosa che gli piace finalmente, che lo rende felice, ed è molto raro vedere Jerome sorridere. Quando Eileen, sua madre, scopre Jerome con indosso delle scarpe da donna, lo sgrida con veemenza. Gli dice che quelle non sono cose per lui e gli fa promettere di sbarazzarsene. Non ci pensa lei perché in un certo senso vuole mettere alla prova suo figlio per vedere se le dà retta. A questo punto in casa le scarpe col tacco diventano un tabù. Ma Jerome è piccolino e non capisce come mai sua madre sia così categorica sul fatto che non possa indossarle. Quando Eileen, la madre di Jerome, lo coglie a giocare con quelle scarpe, lo rimprovera aspramente. Ma Jerome quelle scarpe non le butta via, bensì le nasconde in uno scatolone
in cui tiene dei giocattoli che poi mette sotto il letto. Jérôme, quando sua madre non è nei paraggi, continua a giocare con quelle scarpe, le indossa, ci cammina in giro. E quando Eileen scopre che il bambino non le ha buttate via, ha una reazione a dir poco esagerata. Perde completamente la pazienza, prende Jérôme di peso con le sue amate scarpe, gliele strappa di mano, le butta davanti a casa, sul vialetto, e poi gli dà fuoco, brucia quelle scarpe davanti a Jérôme. Eileen quindi trasmette a suo figlio un messaggio di profonda disapprovazione. Gli spiega che indossare scarpe da donna è sbagliato, è un qualcosa di sporco, è un qualcosa che lui non deve assolutamente fare. Ovviamente questo alimenta in Jérôme solo e soltanto rabbia. Non comprende cosa ci sia di sbagliato nell'apprezzare delle scarpe. Dall'altro lato inizia anche a sentirsi incredibilmente inadeguato, vulnerabile. Questo mix di sensazioni e di emozioni negli anni possono davvero dar vita a un mix devastante, a una pulsione davvero irrefrenabile. Infatti, invece di dissuaderlo, la reazione di sua madre alimenta la sua fissazione e le scarpe da donna diventano un perno della sua intimità, ovviamente ancora latente perché Jérôme è ancora un bambino. Il punto è che già adesso, da bambino, Jérôme inizia ad associare l'eccitazione intima alla rabbia di sua madre, all'aggressività di sua madre, alle scarpe da donna col tacco e al gusto del proibito. Questo fa sbocciare in Jérôme un fascismo davvero intenso. Nel 1955, all'età di 16 anni, Jérôme si trasferisce nuovamente con la sua famiglia e si ritrova a vivere accanto a una famiglia che ha dei figli adolescenti. Ed è a questo punto che Jérôme inizia a coltivare delle fantasie. Come ovvio che sia, Jérôme ormai è ossessionato dalle ragazze, tanto che si intrufola nei cortili altrui per rubare capi di biancheria intimi femminili stesi col bucato. Per ora è questo il suo modo di soddisfarsi a livello intimo, anche perché Jérôme è un ragazzo molto ordinario, nella media. In pratica le ragazze della sua età non lo trovano particolarmente attraente. Quando la famiglia da cui ha rubato il bucato denuncia il furto, Jérôme cerca di approfittarne. Infatti racconta ad una delle figlie dei vicini che sta collaborando con la polizia. Quindi la convince ad entrare in casa sua per parlarle di questi furti. Quindi lei entra, lui l'accoglie, la saluta e poi sparisce in un'altra stanza. Si mette una specie di passamontagna, afferra un coltello e poi torna dalla ragazza. Puntandole addosso l'arma, la costringe a spogliarsi, poi le scatta delle foto. Infine, Jérôme scappa via, cambia stanza, nonostante sia in casa sua. La ragazza nel frattempo è, a dir poco, terrorizzata, quindi in tutta fretta cerca di tirare su i suoi vestiti per andarsene. Ma Jérôme la blocca e la implora di rimanere con lui. Fortunatamente la ragazza riesce a scappare, torna a casa ma non sporge denuncia. Nel frattempo gli anni passano, il tempo passa e Jérôme non può che diventare sempre più imprudente, sfacciato. Prende la patente e mentre dà un passaggio ad una ragazza della zona si ferma in una fattoria abbandonata, così a caso, senza chiederle nulla. Le ordina a questo punto di spogliarsi e quando lei si rifiuta Jérôme perde la pazienza, la porta fuori dalla macchina, la colpisce, la strattona, le fa perdere i sensi, quindi si gira verso la sua macchina, va verso la sua macchina, apre il baule e ne estrae una pala. È così che si mette a scavare una buca con la ragazza che ha appena aggredito, svenuta, accanto a lui. Fortunatamente una coppia che passa di là nota la scena e quindi non può far altro che chiamare la polizia. A questo punto le autorità arrestano Jérôme, lui confessa tutto e in seguito a casa sua la polizia trova scarpe, biancheria intima da donna e una macchina fotografica. Gli investigatori quindi scoprono anche le foto della vicina di Jérôme. La interrogano e di conseguenza lei racconta l'aggressione. La polizia di Corvallis a questo punto si rende conto di aver arrestato un'adolescente con chiare turbe psichiche. Le autorità quindi inviano Jérôme all'ospedale statale dell'Oregon per le cure e le analisi psichiatriche del caso. I dottori sperano vivamente che il ragazzo, appena 17enne, possa essere riabilitato. Jérôme a questo punto ha chiaramente dei colloqui con gli psichiatri dell'ospedale. Emerge ben presto che il ragazzo prova odio verso sua madre. Ma non solo. Il suo odio ormai è divenuto incontrollabile. Jérôme le donne le odia tutte, indistintamente. Il ragazzo, peraltro, ammette di avere una fantasia ricorrente e terrificante. Immagina infatti di avere a sua disposizione una prigione sotterranea in cui segregare le ragazze che rapisce. Immagina di poter entrare nelle celle di alcune ragazze per prenderle quando vuole. Poi sogna di togliere loro la vita e di inserire i loro corpi in dei congelatori in modo da poterli estrarre nuovamente. Insomma, Jérôme vorrebbe
mettere questi corpi in posizioni esplicite come quando gli pare. Questi desideri purtroppo non mettono seriamente in allarme gli psichiatri, che non prendono alcun provvedimento drastico. Io mi chiedo, ma perché? Gli psichiatri di conseguenza permettono a Jerome di andare a scuola e di rientrare la sera in ospedale. Quando lo esaminano e discutono di quello che ha fatto durante l'arco della giornata, concludono che non sta soffrendo di nulla di permanente. Gli psichiatri quindi si danno la stessa spiegazione che si erano dati i genitori di Jerome. Quella è una fase, e sicuramente quella fase sarebbe passata presto. Nel gennaio del 1957, dopo 9 mesi di ospedale, gli psichiatri concludono che Jerome soffre di un disturbo schizotipico della personalità. Nonostante questa diagnosi, ritengono che il ragazzo non rappresenti una minaccia per la società. In realtà, a dirla tutta, sostengono che Jerome debba solo crescere e maturare. In questo modo, le sue assurde fantasie sarebbero svanite da sole. Quindi, ne dispongono al rilascio. Jerome quindi torna a casa e conclude il liceo. È molto portato per l'elettronica, ma manca di motivazione. Di conseguenza si diploma con uno dei voti più bassi della classe. Finito il liceo, Jerome non riesce a trovare lavoro, quindi nel marzo del 1959 si arruola nell'esercito. Il ragazzo anche nell'esercito ovviamente continua a coltivare le sue fantasie, continua a coltivare i suoi soliti sogni tremendi, che in effetti non hanno nulla di reale. Alla fine si fa esaminare da uno psichiatra, e questo psichiatra conclude che Jerome è troppo disturbato per rimanere nell'esercito. Entro il mese di ottobre viene congedato proprio a causa delle sue strane ossessioni. Di conseguenza torna in Oregon a vivere con sua madre, Eileen. L'accoglienza è gelida, tanto che Jerome, su richiesta di sua madre, si adatta a dormire in un capanno posto nel retro della casa e, ahimè, ben presto ricasca nelle sue vecchie e brutte abitudini. Rincomincia a rubare sempre indumenti intimi femminili e, man mano che i suoi impulsi si fanno sempre più pressanti, torna, ahimè, ad aggredire delle donne. In pieno giorno, Jerome prova a sequestrare una donna che sta tornando in ufficio dopo la pausa pranzo. Jerome prova ad afferrarla e, quando la donna oppone resistenza, l'uomo la strangola. La donna cade a terra, è priva di coscienza, non è senza vita. Jerome quindi le ruba le scarpe e se ne va. Il ragazzo in questo momento della sua vita è ancora vergine, quindi in un certo senso non sa neanche bene come soddisfare i suoi istinti, che, come già vi ho detto, si fanno più pressanti ogni giorno di più. Da quando è tornato dall'esercito, Jerome lavora come ingegnere presso una stazione radio locale ed è proprio un suo amico della radio che gli procura un appuntamento con una ragazza, una 17enne di nome Darcy Metzler, detta anche Ralphine. Con Darcy, Jerome ha la prima esperienza positiva con una donna in assoluto. Quella è la prima interazione sociale autentica nella quale viene coinvolto. Darcy si innamora alla follia di Jerome, lo vede come un 23enne responsabile e benestante. Lui, d'altro canto, si dimostra romantico, amorevole, generoso. A un certo punto Darcy resta incinta e quindi i suoi genitori, seppur riluttanti, acconsentono alle nozze. Darcy e Jerome si sposano nella primavera del 1962. I due si stabiliscono in Oregon e inizialmente Darcy asseconda le richieste del marito, che è molto più maturo e anche molto autoritario. Infatti, quando Jerome è a casa, ordina a sua moglie di fare le faccende domestiche e di cucinare senza vestiti, con indosso solo delle scarpe col tacco. Inoltre, Jerome trasforma il garage di casa in una specie di laboratorio. Darcy non può entrare nel garage, nel suo studio, quello è un suo spazio, in quanto Jerome costruisce una camera oscura per sviluppare delle foto un po' piccantine. In quella camera oscura sono presenti foto di Darcy più o meno svestita, con addosso alcuni dei capi che Jerome aveva rubato in precedenza. Agli occhi di Jerome, Darcy è la bambolina perfetta, la prigioniera che ha sempre sognato. All'inizio, infatti, la donna non trova particolarmente strane le richieste del marito. Jerome però ha un problema, non riesce a tenersi un lavoro stabile, perde continuamente il lavoro. Di conseguenza la famiglia è costretta a spostarsi spesso. Gradualmente Darcy acquisisce maggiore autonomia, è più indipendente e per di più nel frattempo è anche nato un secondo figlio. Quindi la donna si concentra su di loro e inizia a rifiutare le richieste strane e sempre più pressanti di suo marito. Non si fa più fotografare Darcy, non lo seconda più. Così, quando la moglie si allontana, Jerome cerca altri modi per appagare le sue fantasie. Inizia lui stesso a indossare indumenti da donna e anche quando è vestito con la tuta, al di sotto indossa biancheria intima femminile. Jerome continua dunque a rubare indumenti femminili e questa azione gli dà la sensazione di controllare alcune donne
che siano meno interessate a lui. Arriva il 1967, Jerome ormai è sposato, ha la sua famiglia ed è a Portland. Vi si dirigerà spesso in futuro in cerca delle sue vittime. L'uomo in ogni caso sta girando in centro e a un certo punto nota questa donna che calza delle scarpe parecchio particolari ai suoi occhi. Jerome guarda quelle scarpe, rimane folgorato e quindi decide di seguire quella donna almeno per un paio di isolati, fino a quando non sale su un autobus. Jerome quindi decide di seguirla anche sull'autobus, arrivando poi fino a casa sua. Jerome guarda la donna rientrare in casa, la vede che accende le luci al piano terra, poi le spegne, si dirige al secondo piano ed ecco che si accendono anche le luci del secondo piano. Questo vuol dire che la donna sta per mettersi a letto e Jerome è lì, impaziente, ad aspettare fuori da casa sua. Quando le luci si spengono, Jerome entra in casa della donna e la sua intenzione iniziale è quella di rubarle degli indumenti. Quindi sale in camera sua nella speranza assurda e irreale di non essere visto. Infatti la donna si sveglia e si accorge della presenza di Jerome. Così l'uomo la strangola fino a farle perdere i sensi e poi fa violenza su di lei. Infine le ruba le scarpe e se ne va. Questa prima esperienza si rivela irresistibile per l'uomo, in quanto si rende conto che il corpo inerte di quella donna lo ha stuzzicato intimamente, non poco. Come vi ho già detto, sua moglie ormai è occupata a occuparsi della casa, dei figli, e non solo non vuole, ma ormai non ha proprio tempo di assecondare le fantasie di Jerome. Quest'ultimo però prova ad attirare la sua attenzione lasciando in giro per casa delle foto a dir poco particolari. Queste foto ritraggono Jerome vestito da donna con addosso dei tacchi alti, ma Darcy ignora le foto del marito. Quindi Jerome inizia a passare sempre più tempo nel suo laboratorio, che in questo caso ha ricostruito nel seminterrato. Pensandoci, Jerome ha scelto proprio di sposare una donna che non fa troppe domande, è di indole riservata e tutto sommato resta una donna ingenua. E in effetti a Darcy non interessa minimamente di approfondire la questione, per lei sarebbe troppo. Sa che psicologicamente potrebbe rimanerne traumatizzata, quindi si tiene a debito a distanza dal marito e dai suoi hobby. Non gli chiede cosa ci faccia tutto quel tempo nel seminterrato, non gli chiede assolutamente nulla. In pratica finge che questa situazione non esista. Il 26 gennaio 1988 si presenta una nuova vittima per Jerome quando una ragazza gli bussa direttamente alla porta di casa. Jerome infatti non deve neanche allontanarsi dalla sua abitazione per cercare una futura preda, in quanto è Linda Swanson, una venditrice di enciclopedie 19enne, che finisce letteralmente tra le sue braccia. In realtà, quando Lisa si presenta, Jerome sta facendo giardinaggio. La ragazza quindi gli si avvicina e inizia a parlargli dell'enciclopedia che vende. L'uomo si dimostra molto interessato e quindi Linda lo segue in casa. Jerome la attira fino al seminterrato, spiegandole che non vuole assolutamente disturbare le persone che stanno al piano di sopra, ossia sua moglie e i suoi figli. Una volta nel seminterrato, le si avvicina e la colpisce alla testa con una barra di legno. Il colpo non uccide Linda, infatti Jerome toglie definitivamente la vita alla ragazza strangolandola. Poi, come se nulla fosse, sale di sopra, dà dei soldi alla moglie e le dice di portare i bambini al fast food. Dopo aver allontanato la famiglia, Jerome è finalmente libero di sfogare le sue fantasie sul corpo della vittima. Scegliendo tra la sua collezione di indumenti intimi, Jerome veste il corpo della ragazza con lingerie, tacchi alti. Poi scatta una serie di fotografie. Infine prende una sega e le stacca via un piede. Decide di conservarlo nel congelatore come trofeo. Di tanto in tanto Jerome tira fuori quel piede dal congelatore, lo guarda, lo infila nelle varie scarpe che ha rubato, toccandosi e raggiungendo il massimo piacere. Poi, a notte fonda, mentre tutta la famiglia dorme, Jerome carica il corpo di Linda Swanson sulla sua macchina, lega il corpo ad una trasmissione di un'auto e lo butta nel fiume Long Tom, che si trova in Oregon. Il giorno dopo i familiari di Linda cominciano una ricerca frenetica. Linda non ha lasciato nessuna traccia. È come svanita nel nulla. La polizia statale dell'Oregon, però, non ha indizi su cui indagare. Nel frattempo, Jerome, in privato, si gode l'appagamento del suo primo omicidio. Passano ben 10 mesi prima che torni a colpire. Nei mesi successivi, Jerome si trasferisce a Salem con la sua famiglia, la capitale dello stato dell'Oregon. La nuova casa ha il garage separato ed è una cosa ideale per Jerome, che finalmente può fare un nuovo laboratorio tutto per sé. Peraltro quella è chiaramente un'occasione che gli può garantire della privacy. La notte del 26 novembre 1968 Jerome colpisce ancora. Mentre torna a casa dal lavoro, infatti trova Jen Whitney, una motociclista di 23 anni, rimasta ferma
per strada tra Salem e Albany. L'uomo si ferma, la trova attraente, quindi decide che Jean sarà la sua prossima vittima. Le dice quindi che lui di certo può aiutarla, però devono andare a casa sua, a Salem, in modo che Jean possa chiamare il carro attrezzi. Jerome quindi carica la ragazza e la porta con la sua macchina fino a Salem. Inizialmente la lascia in macchina, è lui il primo ad entrare in casa. Quando torna sale sul sedile posteriore dietro di lei e la strangola tramite una fascetta di cuoio. Jerome fa violenza su Jean, ormai morente, sul sedile posteriore della sua berlina familiare. In seguito Jerome trasporta il corpo della vittima fino al garage e la appende ad un uncino. Poi fa così con il corpo senza vita per ben 5 giorni. Poi Jerome lascia lì il corpo della sua ultima vittima nel garage e decide di partire per fare una vacanza di 3 giorni con tutta la famiglia. Però, mentre sono in vacanza, un incidente rischia di portare alla luce gli oscuri segreti dell'uomo. E infatti un'auto si schianta contro il suo garage, che è anche il suo laboratorio. Qualcuno quindi chiama la polizia, gli agenti arrivano sul posto, rilevano l'incidente, ma non notano il corpo di Jean. Jerome quindi scampa il pericolo, torna a casa e ad un certo punto taglia il c***o della vittima e ne fa uno stampo in resina, così da poterlo usare come fermacarte. Infine getta il corpo della donna nel fiume Long Tom. A questo punto Jerome, che ha ormai 30 anni, non attende più che le donne gli finiscano tra le mani per pura coincidenza. Ora le sue vittime se le vuole scegliere con cura. Vuole andare a caccia per le strade, guardare le donne, osservarle mentre ancheggiano sicure sui loro tacchi alti. In pratica, Jerome non riesce più a trattenersi. Arriva il 27 marzo del 1969 e Jerome sceglie un terreno di caccia, il parcheggio coperto dei grandi magazzini di Salem. E la prima donna che vede si chiama Karen Sprinkler, una studentessa dell'Università Statale dell'Oregon. La famiglia Sprinkler vive a South Salem, a circa 2 chilometri dal punto in cui si trovano i grandi magazzini. Quel giorno Karen sta passando di lì per andare a pranzare con sua madre, cosa che purtroppo non accadrà mai, in quanto Jerome si apposta in un angolo isolato del parcheggio, riesce a immobilizzare Karen e a farla salire sulla sua auto con la forza. Jerome, per convincere la ragazza a salire in auto, le punta addosso una pistola, però quella è una pistola giocattolo. Non è vera, nonostante ciò la punta addosso a Karen, che è troppo sconvolta per capire se quella sia una pistola vera o finta, neanche ci fa caso. Quindi Jerome le punta l'arma addosso e la conduce al suo laboratorio. Come al solito Jerome la fa spogliare e posare in diverse mise con i tacchi alti. Alla fine, per immobilizzare la ragazza, Jerome le mette un cappio al collo, la cui corda attaccata al soffitto è fissata ad un paranco. Servendosi del paranco, Jerome solleva Karen da terra di circa 10 centimetri. Poi sale, entra in casa, mangia qualcosa e guarda un cartone animato. Quando Jerome torna in garage, chiaramente Karen è senza vita. Quindi Jerome fa cose con il corpo, poi lo lega ad un monoblocco di un motore e, lontano d'occhi indiscreti, sale su un ponte che dà sul fiume Long Tom, col fine di calare il corpo in acqua. Mentre Jerome si libera del corpo, la famiglia di Karen cerca di dare una spiegazione alla sua sconcertante scomparsa. Qualcosa non va. Karen è una ragazza molto diligente ed educata. È strano non si sia presentata al pranzo con sua madre. Così i suoi genitori si allarmano, contattano le autorità e denunciano la scomparsa della figlia. La polizia quindi diffonde la notizia della scomparsa di Karen e inizia a indagare, senza però arrivare a niente. Nel frattempo i familiari della ragazza organizzano nuove ricerche, devono assolutamente trovarla. Intanto un'altra giovane donna sta già rischiando la vita. Infatti il 21 aprile del 1969 Jerome nota Sharon Wood, una ragazza che si sta dirigendo al parcheggio dell'università presso il Portland Center. Sharon è proprio il tipo di ragazza che piace a Jerome, snella, attraente, ma soprattutto sola. Quindi Sharon scende le scale e a un certo punto si trova davanti questo uomo che le punta addosso una pistola e le dice: se non urli, non sparo. Jerome poi mette il braccio intorno alla testa di Sharon, ma la ragazza in qualche modo riesce a mordergli la mano. Jerome quindi le sbatte la testa a terra, lei perde conoscenza ma non muore e Jerome non la uccide, semplicemente in questo caso si dà alla fuga. Intanto la polizia di Portland purtroppo non riesce a collegare l'aggressione di Sharon alle donne di cui è stata denunciata la scomparsa. Di conseguenza Jerome colpisce ancora. È il 22 aprile del 1969 e la sua vittima si chiama Gloria Smith, una ragazzina di 15 anni che si sta dirigendo a scuola. Ebbene, questa ragazzina viene minacciata da Jerome
e poi rapita. Jerome quindi prende Gloria e decide di portarla alla sua macchina. Ma mentre passano tra due case, Gloria nota una donna che sta facendo giardinaggio fuori casa. Quindi Gloria ne approfitta. Jerome abbassa la guardia e la ragazzina scappa verso quella donna che sta facendo giardinaggio e si salva la vita. Dopo questo ennesimo fallimento, Jerome sale in auto e scappa via. Si allontana il prima possibile. Ovviamente però rosica parecchio per questi fallimenti. Cerca di capire dove sbaglia. E si rende conto che non deve in alcun modo spaventare le sue vittime, bensì ingannarle. Acquista dunque un finto distintivo della polizia e comincia a presidiare il parcheggio del centro commerciale Lloyd di Portland. Qui nota la 22enne Linda Seeley. Mentre Linda si dirige all'auto con le braccia piene di regali per il compleanno del suo fidanzato, Jerome le si avvicina, si presenta, le mostra il distintivo, sostenendo di essere un funzionario di sicurezza. Le spiega quindi che c'erano stati episodi di taccheggio e che quindi avrebbe dovuto seguire alla stazione di polizia col fine di essere interrogata. Linda ci crede poco, poi però nota che quell'uomo non è affatto mingherlino, di scappare proprio non se ne parla. E poi lei non ha nulla da nascondere. Quindi alla fine si decide. Linda si dirige verso la sua macchina per posare tutti i regali che ha comprato per il compleanno del suo fidanzato e infine sale in macchina di Jerome. L'uomo lascia Portland e porta Linda a Salem, fin dentro il suo laboratorio. Poi la lega e se ne va a cena. Quando torna nel suo garage trova la ragazza che se ne sta seduta, ma non è più legata. È riuscita a slegarsi da sola. Jerome quindi lega di nuovo Linda, questa volta al soffitto, per poi spogliarla e fotografarla, come al solito. Linda riesce a rimanere in vita perché tocca con la punta dei piedi il pavimento. Ma ad un certo punto Jerome si stufa e quindi la strozza. L'uomo lega il corpo di Linda ad un monoblocco di un motore e ancora una volta si dirige al ponte sul fiume Long Tom. Jerome ormai cerca di ottenere l'omicidio perfetto ed è anche sicuro di riuscirci. Si ritiene molto più astuto della polizia, si sente intoccabile. È convinto che nessuno possa fermarlo. Ma il 10 maggio del 1969 un pescatore trova il cadavere di una donna che galleggia sul fiume Long Tom. La polizia scopre che si tratta del corpo di Linda Seeley. Un'autopsia rivela i segni di strangolamento. Dopo la scoperta del corpo di Linda, gli investigatori setacciano con molta cura le acque del fiume. È così che due giorni dopo vengono recuperati i resti di Karen Sprinkler, anche lei strangolata. La notizia degli omicidi ovviamente sconvolge la popolazione locale, ma Jerome non gli dà peso. Rimane convinto che non ci siano prove che possano collegarlo ai vari delitti. La corda con cui Jerome aveva legato tutti i corpi presenta un nodo insolito. Viene usato dagli elettricisti quando devono tirare un cavo per farlo scorrere lungo tutta la casa. La polizia quindi esamina i casi precedenti collegati a degli elettricisti, mentre nell'Università Statale dell'Oregon, frequentata da Karen, parte un'altra indagine. Il Dipartimento della Polizia della Contea di Benton, in Oregon, ha interrogato parecchie ragazze all'esterno del dormitorio per capire se per caso qualcuno in passato si fosse imbattuto o avesse avuto appuntamenti con qualche strano individuo. Dopo aver parlato con un centinaio di ragazze, gli investigatori fanno una scoperta importantissima. Una delle ragazze che hanno interrogato dice ai detective che in effetti aveva preso una bibita insieme ad un giovane che guidava una station wagon. La cosa però strana è che quell'uomo in macchina aveva un sacco di vestitini per bambini. Un'altra ragazza sostiene di aver incontrato un uomo che si aggirava nei dormitori. Questo sconosciuto dice alla studentessa di essere un veterano del Vietnam e sta solo cercando una compagna, insomma. Ma in quel tizio veterano del Vietnam c'è davvero qualcosa di strano, in quanto con quella studentessa parla di tutte le altre ragazze scomparse, tutte le ragazze che ha ucciso lui. La ragazza comunque lo definisce a dir poco inquietante e accetta di aiutare la polizia a tendergli una trappola. La polizia quindi chiede alla ragazza di organizzare in qualche modo un altro appuntamento con questo uomo, che si chiama Jerome Brudos, ovviamente solo se l'uomo si fosse rifatto vivo. Cosa che accade? Jerome cerca di riavvicinare la stessa studentessa per chiederle di uscire. La polizia però è nascosta ovunque e sta solo aspettando di vedere Jerome provare ad approcciarsi a quella ragazza per agire tempestivamente. Appena l'uomo si avvicina, dunque la polizia si precipita su di lui. Lo portano in centrale, lo interrogano, trovano che ci sia qualcosa che non va e quindi decidono di indagare ulteriormente. I detective a questo punto chiedono un controllo su Jerome Brudos e così scoprono rapidamente che fa l'elettricista. Ma la cosa più importante è che in passato
Quell'uomo è stato ricoverato per aver aggredito delle ragazze. Cercando di capire qualcosa in più, quindi un investigatore si dirige da Jerome. E lì, nel garage, nota la corda che è stata utilizzata per legare i corpi di tutte le ragazze. E quello è un indizio. Gli agenti però per ora non dispongono di un mandato di perquisizione. E senza quella corda non dispongono di prove concrete. Però, assurdamente, è Jerome a risolvergli il problema all'istante. Perché? Chiede loro. Vi sembrate interessati a quella corda? Ne volete per caso un pezzo? I detective a questo punto fanno buon viso a cattivo gioco e gli dicono: oh certo Jerome, ci faresti un grosso favore, come sei magnanimo e gentile tu, che gentiluomo che sei! Quindi Jerome consegna alla polizia una parte di corda che ha utilizzato per legare tutte le sue vittime. Nessuna esclusa. Spesso i serial sono convinti di essere più furbi della polizia, tanto da sfidarla apertamente, commettendo però alla fine degli errori davvero grossolani. Infatti la polizia scientifica collega subito Jerome alla corda utilizzata per legare le vittime. Nonostante la sua spavalderia però Jerome si dimostra preoccupato perché ha ricevuto una visita dalla polizia, quindi decide di fare una chiamatina al suo avvocato Drake. Con Drake l'avvocato Jerome sostiene di essere totalmente innocente, di conseguenza l'avvocato gli risponde testuali parole: se sei innocente, buon per te. Se invece sei colpevole, non devi permettere alla polizia di perquisire la tua casa e la tua auto. Jerome segue i consigli dell'avvocato alla lettera e quando la polizia ottiene un mandato di perquisizione per l'auto, lui, la sua mossa, l'ha già fatta, in quanto l'automobile all'interno è completamente zuppa. Gli investigatori però hanno ancora una speranza, perché sanno che se Gloria Smith, la ragazzina aggredita il 22 aprile, riuscisse a identificarlo, potrebbero davvero trattenerlo con l'accusa di sequestro di persona. Così le autorità si dirigono da Gloria Smith e le mostrano alcune foto. La ragazzina, in men che non si dica, identifica Jerome. Arriva il 30 maggio del 1969 e Jerome con sua moglie, Darcy, prendono la macchina e si dirigono verso nord, al confine con il Canada. La polizia dunque li segue con un mandato d'arresto. Jerome prova a scappare, ma ovviamente la polizia ben presto lo raggiunge e lo arresta. Quando lo portano in prigione, gli fanno mettere la divisa carceraria e le autorità scoprono che sotto i suoi vestiti indossa dell'intimo femminile. Jerome spiega ai detective che quando indossa quelle mutandine di seta lui si sente più libero e più comodo. La notte in cui viene arrestato, Jerome chiama il suo avvocato verso mezzanotte e gli chiede di raggiungerlo in prigione. L'avvocato ci va e in una seduta di 5 ore Jerome confessa tutti i suoi delitti al suo avvocato. Drake osserva il suo cliente che racconta di tutti i suoi delitti in modo molto minuzioso e dettagliato e, soprattutto, racconta questi delitti senza il minimo rimorso. Notando questa situazione, gli consiglia caldamente di restare sempre in silenzio e di avere pochissimi contatti con la polizia. Jerome ascolta il suo avvocato, sta in silenzio nella sua cella, però poi a un certo punto arriva un detective, precisamente il detective Jim Stowell, che sa come farlo parlare. Jerome sostiene di avere un quoziente di intelligenza di 169. Il detective quindi sa che deve giocare su questo. Sa che deve soddisfare la sua vanità e fargli credere che sia lui a condurre l'interrogatorio, continuando sempre però a incalzarlo. Il detective fa domande totalmente ipotetiche. Ne fa tantissime, una dietro l'altra. È una mitraglietta, ma Jerome riesce a non rispondere. Però in realtà questo detective se lo lavora ben bene, Jerome. Si dimostra comprensivo, compassionevole. E alla fine, Jerome cede. L'uomo vuole vantarsi con il detective, vuole fare colpo su di lui. Arriva quasi a desiderare la sua amicizia e la sua approvazione. Alla fine, il muro di silenzio di Jerome si sgretola e l'assassino rilascia una confessione dettagliata di tutti i suoi crimini, dal primo all'ultimo. In questo caso Jerome parla senza mostrare alcun tipo di rimorso, anzi sembra fiero di ciò che ha fatto. Grazie alla confessione di Jerome, la polizia ottiene un mandato di perquisizione per il suo laboratorio. Il 3 giugno gli agenti incominciano a raccogliere prove e, aprendo una cassetta di sicurezza, trovano all'interno della cassetta di sicurezza, attaccate con lo scotch, tutte le foto che Jerome ha scattato le sue vittime. Alcune sono in vita, altre no. A questo punto le autorità hanno le prove per poter incriminare Jerome con 3 capi d'accusa per omicidio. Un team di psichiatri successivamente sottopongono Jerome a una serie di perizie, 7 in tutto. In quelle perizie emerge che l'uomo è ritenuto sano di mente. Il 28 giugno del 1969, Jerome si presenta davanti al giudice del tribunale della contea di Marion e si dichiara colpevole per tutti i capi di imputazione a suo carico. Viene condannato a 3 ergastoli. In carcere, in cella, tiene una pila di cataloghi di scarpe da donna.
Muore in prigione il 28 marzo del 2006 a causa di un cancro al fegato. All'epoca della sua morte, era il detenuto di più lunga permanenza nel penitenziario dello stato dell'Oregon, con un totale di 37 anni passati in carcere. Detto questo, ragazze e ragazzi, ho finito di parlarvi di questa storia, di questo serial. Fatemi sapere se lo conoscevate, ma soprattutto fatemi sapere se avete visto Mindhunter. È piaciuto? Vi dispiace che non sia rinnovato? A me sì, tantissimo. Mi piange il cuore. Detto questo, fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazzi, ciao ragazze.